E allora abbiamo l'assessore Ciro Borriello. Ciro, buonasera. Buonasera a voi, come va? Tutto Tutto bene, Ciro? E come procedono i lavori per l'Universiade? finito. Ci siamo? Ci siamo? Siamo Ah, tutto carichi? pronto, siamo pronti, siamo pronti. Senti, Siamo possiamo carichi, darci del pronti tu? e mercoledì, assolutamente sì, e mercoledì si parte. Mercoledì si parte. C'è una bella sorpresa perché in tanti si chiedono come sarà questa inaugurazione. C'è chi parla di questa sirena che arriverà dal cielo, poi andrà nel mare di Napoli, poi nel Vesuvio. Insomma, ci puoi dire qualcosa di più? A dire il vero, non mi sono molto interessato della coreografia, anche perché ho Beh. pensato ad altro in questi giorni. Però, insomma, c'è tanto, perché poi, insomma, Balic è uno famoso per delle cose Sì. veramente importanti, per cui aspettiamo tutti quanti veramente l'effetto sorpresa, ma soprattutto ci saranno tanti napoletani che andranno a vedere San Paolo per vedere San Paolo come è venuto. Assolutamente, siamo tutti Quindi ansiosi di vedere questo nuovo San questo Paolo, sarà, lo che posso vedendo le assicurare, il foto e i colpo video sembra d'occhio. molto È bello, mi impressionante. ricorda, diciamo, non in maniera netta a livello strutturale, sto facendo ovviamente sto esagerando, no? Uno Però sforzo. cromaticamente somiglia un po' all'Etihad Stadium, devo dire la verità, io l'ho visitato, Sì, ci sono stato no, al... quella bellezza di quei sidolini hanno un motivo, se lo guardate, Sì. insomma, da un punto di vista, dalla pista di atletica, sembra che siano i colori del mare, insomma, il luccichio del Certo. mare. Molto, molto bello. Dovete andare Ciro, e vedere. ci saremo quasi sicuramente. Ciro, una domanda. Dopo le Universiadi, che cosa prevedete di poter fare per il San Paolo? Ecco, non dico per le altre strutture, perché quelle penso che siano. De Laurentiis ha Allora, annunciato altri lavori, intanto, eh? dopo Appunto. le università ci sarà ancora qualche piccola cosa da completare sugli spogliatoi, Ecco, appunto, questo dicevo. bisogna fare ancora altri quattro bagni, Questo prima quindi dell'inizio del campionato? sì, lavoreranno tutto luglio e E tutto poi cosa succederà a inizio agosto. Poi, campionato con il niente, Napoli, ecco? con il Napoli si firma la convenzione C'è e ancora tutti un sì, saranno però. portati. C'è ancora un sì. Mamma mia. Io credo di sì, Una storia credo infinita, mi il pare. sì, sai che cosa È la riguarda? storia Il che fatto almeno che De Laurentiis accompagna. non ha ancora pagato il Pagato, sì, pregresso. vabbè, questo è chiaro, questo è normale che sia Devi questo il sì. immaginare che sta facendo campagna qui, se devi prendere un giocatore per 3 milioni Ma Questo è gliela bello. Avete un detto? giovane, un giovane. Lo sa, lo sa. Lo sa Lo bene. sa bene, Senti, bene. Ciro, c'è la capogruppo regionale Muscarà, la quale ha dichiarato le Universiadi figuraccia internazionale di De Luca e De Magistris. Ovviamente ti riconosciamo come i nostri ospiti di solito, perché altrimenti non li chiamiamo proprio, un'onestà intellettuale di fondo. Tu come hai vissuto quel che è accaduto in conferenza Stamattina ero lì. stampa? E appunto, come l'hai vissuto? Allora, intanto invito. Stiamo parlando di politica, giusto? Sì, Posso adesso parlare? sì, Ah, come beh, no, certo. certo, Perché sei io liberissimo di farlo. evito di parlare di politica quando, insomma, si parla di sport, perché poi No, io no, penso no, che no, lo no, sport questa è non dà alla politica, patria. adesso è politica. Inviterei, insomma, i 5 Stelle a togliere quel dito sempre puntato, a dire io, voi, stanno nelle amministrazioni da anni, ormai amministrano, anche se sono opposizione, amministrano, e le opposizioni bisogna saperle fare, e non si fa facendo sempre è colpa degli altri, se stai là è anche un po' colpa tua, anche se Certo. sei opposizione. Stamattina c'è stato un episodio veramente molto spiacevole, perché? Che cosa succede? Succede che non si è capito per quale motivo all'interno di questo protocollo, sembra internazionale, ma ho i miei dubbi, si è impedito di fatto di fare il saluto al sindaco della città ospitante, che ospita appunto l'Universiade 2019. Questa cosa a noi non è andata, come dire, a genio, ma è un fatto grave, si è Però consumata una scorrettezza istituzionale. leggevo di un protocollo che non prevedeva. No, noi conosciamo bene i fatti, non c'è questo fatto che il protocollo non prevede. Veramente il protocollo, se vogliamo dire, il protocollo internazionale non prevede il Presidente della Regione. Questo è meraviglioso. E beh, insomma, siamo alla di politica, è giusto che sia così, no? Insomma. Prevede, come dire, che parla il sindaco della città che ospita. Mi pare che il sindaco si chiama Luigi De Magistris e non l'altro, diciamo così. Senti, Quindi, sì. No, no, ma non voglio fare politica, veramente, però voglio essere no, io netto ti e voglio chiedere sincero nella qualcosa che cosa. ha a che fare con Ho fatto politica l'organizzazione. quando ho parlato di Muscarà. Certo. Ora sto dicendo un fatto, racconto una questione, è sbagliato, come dire, che nel saluto della città ospitante, ma pure se vai al No, comune ma difatti è strano una cosa del Francavilla genere. Però ti posso a Mani. chiedere una cosa, che cosa avrebbe detto De Magistris? Perché qualcuno ovviamente in maniera maliziosa, anche abbastanza cattiva, diciamo la verità, dice no, si sarebbe andato a prendere i meriti per aver rifatto lo stadio San No, Paolo, eccetera, eccetera. Cosa... non avrebbe mai detto questa cosa il sindaco De Magistris.
lo conosco fin troppo bene per parlare di questo e, come dire, scendere sul terreno, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ho finanziato quello, il sindaco su questo non ci sta, non è proprio il suo terreno politico, avrebbe parlato di ospitalità internazionale, avrebbe parlato della città che è pronta ad accogliere un evento così bello. Lo conosco troppo bene, sono uno dei suoi collaboratori ormai da 5 anni e ti posso dire che non sarebbe mai sceso nel terreno del qualunquismo politico che io ho fatto questo, io ci ho messo i soldi. Questa cosa non è neanche vera come viene raccontata, perché i soldi non ce li mette nessuno alla tasca. Noi come amministratori siamo, come dire, giudicati dai cittadini per come amministriamo i soldi pubblici. Non è che io metto i soldi alla tasca mia, ho fatto l'impianto caduto di prima a base perché certo. È il mio quartiere. Ma di che cosa stiamo parlando? Ciro, ti voglio chiedere una cosa sempre a riguardo appunto dell'organizzazione. Per quale motivo è stato deciso di portare... Una bella coppia tutti e due, però. Ah sì, grazie, molto gentile. In realtà siamo tre perché ci manca Donato Martucci stasera. Ecco, ti chiedevo, per quale motivo sono state fatte attraccare queste due navi e non si è pensato, per tempo chiaramente, di creare un villaggio anche più vicino... Ma stai parlando dell'immigrazione. Un villaggio, insomma, per evitare di portare avanti e indietro questi ragazzi dal porto, allora, i pullman. Io non voglio scendere un'altra volta sul terreno della polemica politica. No, io ho una domanda. Però un appunto. Anno fa avevamo detto che il villaggio degli atleti lì nel cuore della città avrebbe creato comunque dei disagi. E abbiamo ipotizzato di fare il villaggio all'interno della nostra oltre parte. E infatti io quello questa idea è stata bocciata. Noi, come dire, abbiamo detto, per il bene delle università è meglio che le università si fanno che non si fanno. Assolutamente sì. Se il problema sono le casette, togliamo le casette da mezzo, fatelo lì. Però da qui a creare una strumentalizzazione politica, perché c'è il traffico a Napoli, non mi pare che in altri giorni della città non ci sia traffico. Qua è una città, come dire, molto complicata, però è un evento che dura 10 giorni. Che non capita mai, perché voglio sfidare chi oggi si ricorda ancora dei giochi del Mediterraneo. No, ma questa sarà una vetrina bellissima a livello mondiale. Dei napoletani, insomma, mano a mano, questione di giorni, veramente uno dei giorni, come dire, inizieranno ad abituarsi ad avere questa ondata di atleti e di sportivi nella città, che è la cosa più bella. Senti Ciro, ma ti faccio un appello da cittadino più che da giornalista. È naturale che questa occasione sia stata determinante, fondamentale anche per mettere a nuovo tante strutture, il Palabarbuto, certo, eccetera. Ma assolutamente. Adesso, qual è il vostro progetto per fare in modo che queste strutture importanti siano ovviamente vive? Perché è naturale che poi sia sufficiente creare un movimento che sia appoggiato politicamente, no? Allora, intanto faremo delle valutazioni importanti. Alcuni impianti non li gestiremo più noi. Quindi faremo dei bandi pubblici e ne affideremo la gestione a società sportive. Mm-hmm. Mentre questo... i principali impianti della città, tipo la Scandone, tipo lo stesso Stadio San Paolo, ragioneremo ancora in una modalità in cui vengono concessi degli spazi in una concessione annuale alle associazioni sportive. Certo. E il Comune, insomma, provvederà, come dire, a fornire il supporto adeguato alle associazioni sportive che utilizzano, come dire, per alcune ore durante la settimana o per tutti i giorni gli impianti, come per la Scandone, come per il Palabarbuto o come appunto per lo Stadio San Paolo, dove noi voglio sempre ricordare che abbiamo 12 palestre e una pista di atletica frequentatissima, e che vi assicuro che dopo l'università sarà frequentata al triplo, al doppio di quello che viene frequentata ora. Ciro, un'altra domanda sempre riguardante il San Paolo. Nella convenzione, che poi insomma si vedrà se riuscirete a farla firmare, la convenzione, ecco, un film dobbiamo fare, c'è appunto, c'è anche una richiesta da parte del Comune di far svolgere un certo numero di concerti nel corso della stagione o no? Allora, noi intanto lo diciamo così, così sgomberiamo il campo da ogni polemica. Per noi la convenzione dura per 10 mesi all'anno, ci sono 2 mesi in cui il Comune certo. può utilizzare l'impianto anche per altre manifestazioni non a carattere sportivo. Bene. Però posso dirti che noi saremmo contenti se alcune manifestazioni le potesse organizzare anche la società sportiva Calcio Napoli, perché noi siamo il Comune, ma io faccio mafia concerti. Assolutamente. È giusto faccia le società che si occupano, insomma, anche di, che producono spettacolo. Quindi... Ciro, al di là delle battute e delle polemiche, credo che se tutto dovesse andare come tutti ci auguriamo,
alla fine De Laurentiis ti ha dato ragione e ti sta a sentire, perché i calciatori stanno arrivando. Gliel'hai detto tu, no, compri i giocatori. No, io mi sono permesso di gioire anche di comprare James. Quella sera voglio ricordare che quando ci fu quel momento, insomma, così simpatico di uno scambio di battute. E io dissi: tu riempi lo stadio, compra i giocatori. Beh, l'ho detto, non lo dico così, lo sto banalizzando. Poi dissi: compra Cristiano Ronaldo. Vi dico, ho detto: no, scusami, non è un Cristiano Ronaldo, non volevo dire, perché un Cristiano qualunque volevi. Ce l'hanno quelli là. Compra James Rodriguez, si dice questo. E vedi come riempi San Paolo. Veramente dicesti James Rodriguez? Ci sono 25 persone a testimonianza. Caspita, allora sei stato lui. I tifosi ti devono ringraziare. Bravo, se dovesse un arrivare. Applauso a un Ciro Borrillo. No, non possiamo fare altro che... Speriamo che vada in porto la trattativa. 25 persone che testimoniano questa cosa. Va bene, Ciro. Compra James. È vero. Poi non lo so neanche dire. Allora, quindi hai detto, tu compri James, noi rifacciamo il San Paolo insieme alla regione, i soldi dei cittadini, eccetera, 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 eccetera. Scommettiamo che faremo, se compra anche 40.000... No, 40.000 abbonati no, ma 20-25.000 abbonati li fa. E allora ci giochiamo un caffè, secondo me di più. Va bene, infatti. Vengo in radio una sera. Va grazie, bene, con molto Ciro, ti piacere. Aspettiamo. Ciao allora. Ciro, grazie. Ciao, buona serata all'assessore Ciro Borriello. Ciao.